Sarà un piano parcheggi provvisorio quello che l'assessore comunale alla viabilità Carla Mannetti si appresta a presentare entro qualche giorno. Nuovi posti auto in centro su un modello di Villa Gioia, dove dopo l'abbattimento dell'ex scuola si recupereranno parcheggi a raso temporanei. Piazza Santa Maria Paganica, Piazza San Silvestro, l'ex liceo scientifico in via Maiella e nella zona dell'ex ospedale San Salvatore. Queste dovrebbero essere in sintesi le aree dopo l'ascolto di vigili urbani e residenti. In alcune vie cittadine si cambierà pure la segnaletica per consentire il parcheggio e si stanno monitorando i cantieri per vedere se con la chiusura di alcuni di essi sarà possibile reperire altri posti. In centro attualmente ci sono 1575 posti auto, più i 600 del mega parcheggio, ma si è attesa su questo punto della discussione del contenzioso con l'MP il 10 luglio al Consiglio di Stato. Stiamo già lavorando, ci siamo riuniti, come dice lei stiamo lavorando da tempo per discorsi un po' più grossi, ma ci siamo già riuniti con i vigili e la struttura venerdì scorso e abbiamo già individuato una serie di interventi che saranno fatti per recuperare i parcheggi lungo il Corso Grande, dove saranno eliminati dei divieti di sosta, e anche in altre aree che saranno regolamentate come Piazza Palazzo, Via Castello, che attualmente presentano ancora la segnaletica, diciamo, antesisma, la vecchia segnaletica di parcheggi orari, di divieti di sosta. Quindi quello che abbiamo deciso intanto è eliminare questi divieti di sosta, regolamentare, creare anche parcheggi orari, altri parcheggi orari come ci è stato richiesto dai commercianti, e in più stiamo lavorando sulle aree di cantiere e quindi ci sono arrivate delle proposte da parte dei residenti, Santa Maria Paganica, San Silvestro, anche lì saranno individuati dei parcheggi. Un piano che assicura la Mannetti è oggetto di lavoro da tempo, ma che arriva pure dopo la sollecitazione del capogruppo di Forza Italia, Giorgio Di Matteis, che aveva chiesto un mese di tempo per avere risposte concrete. Altra richiesta è un minimo di regolamentazione per i mezzi pesanti, ma alle fasce orarie per le ditte in centro già si è opposta in maniera ferma l'Associazione dei Costruttori. Ho dato un mese all'assessore Mannetti perché non è soltanto l'individuazione delle aree, è anche la predisposizione delle aree, perché non è che lì arriviamo e parcheggiamo come e dove vogliamo. E poi una regolamentazione un po' più adeguata all'accesso dei mezzi per la ricostruzione, che veda l'interesse sì di chi ricostruisce, ma anche l'interesse dei residenti e dei commercianti. Dopo due anni mi ero un pochino stancato di questa situazione e quindi era necessario procedere.